Eccoci qua, signor Big Luca da Dubai, dalla sua stabile magione di residenze, Emirati Arabi Uniti. Eccoci qua. Aspettiamo che voi persone vi connettiate, voi pellegrini, voi scalzacani, venite a me, grazie. Oggi è sabato sera, quindi ovviamente non ci sarà quasi nessuno perché so che hanno riaperto le discoteche, quindi vi starete dimenando, esprimendo gesti assolutamente da sessualità indefinita, però vediamo comunque di parlare di questa cosa. Nel frattempo che tutti voi veniate a me, protocollo Kennedy numero uno, sì. Peraltro mi risulta ci sia ancora qualche protocollo stampato, se qualcuno vuol fare man bassa chiami il numero verde perché mi avete massacrato Instagram. Come faccio ad avere protocollo? Ragazzi, comprandolo, cioè non c'è altro modo, costa poco per quello che vale. Dovete chiamare il numero verde 800 303 666, attivo anche il sabato perché noi non balliamo. E ci sono tutto, c'è il mio TTA, il mio ufficio, il mio staff, tutte quelle cose lì. E ve lo vendono, che dovete pagare, cioè si ottiene pagare. Capisco che però siamo comunque nel regno del capitalismo moderno, quindi siccome ne abbiamo stampati un po' di più. Se lo volete prendere, costa, non lo so, chiamatevi e vi fanno il prezzo. Volevo, guardate che bello, il cubo di Rubik 4x4 Big Luca International con l'evento di Riccione, me e donna, qua ci siamo io e Cicchinelli col privatino Anolo, qua ci siamo io e Dan Kennedy, poi c'è io in piscina da qualche, eccolo qua, la famosa piscina. Ok, e ci siamo, niente, questo è il quindi volevo ringraziare Cristian, il mio assistente, per aver, pensavo fosse il regalo di anniversario di donna che me l'ha spedito, ho detto, beh dai, se l'è cavata con relativamente poco, io probabilmente non avrò questa fortuna, e invece me l'ha regalato il mio assistente personale Cristian, quindi Cristian, grande, Cristian è un vero mastino, quindi così. Allora, domanda lampo, non riesco ad entrare su Katanga, ti devi rivolgere all'ufficio, chiama il numero verde o manda l'email o contatta anche il tuo venditore d'assalto di riferimento. Per chi ha chiesto, assolvi, no Michele, no, non lo so, adesso stiamo appena cominciando, il nostro rapporto, il live è appena cominciato, dipende come vi comportate, se mi fate domande stupide non vi assolvo, perché anche le assoluzioni così. Allora, il cartaceo di online lo stanno stampando. E sono leggermente. Ah, una roba, ragazzi, perché abbiamo avuto lo stesso problema col protocollo Kennedy. Potete per favore mettere lì? Ci risultano, mi dice il mio ufficio, 120 di voi che hanno messo l'indirizzo sbagliato o un indirizzo fasullo, via anonima. Cioè, capisco che abbiate questa, ma non c'è bisogno, i dati sono al sicuro, sono su sé, non dovete per forza fare i protagonisti della situazione, perciò stanno stampando e poi viene spedito. I successivi moduli o lezioni, perché aggiungeremo ancora qualcosa, non sono parte del, perché se no non lo mandavamo più, ragazzi. Già vi ho detto che poi il Covid ha contribuito, quindi ci scusiamo anche per questo, però sono cose fuori dal nostro controllo. Cosa hai piazzato? Abbiamo uno studente sotto traccia. Le persone mi amano. Cosa hai piazzato sopra i fascicoli del protocollo? No, è il coso per i video. Il coso per i video, no? Il Gorilla Pod. Bellissimi video di finanza personale in Mentecatti 2.0. Grazie, prego. Quelli sono parte del. Vedete come li ho aggiunti dopo? Abbiamo dovuto rimpaginare. Tutte le cose vanno impaginate con cognizione di causa, perciò vi spiego un attimo perché alcuni non capiscono bene. Allora, porca troia, vieni fuori. Allora, tipo, questo qui è una roba del protocollo, cioè giusto per farvi degli esempi, ok? Questo è solo un corso stampato, va bene? Abbiamo usato per il protocollo e anche poi per il cartaceo di Mentecatti la più alta qualità. Innanzitutto c'è il codice a barre per l'ingresso in Katanga per chi ha preso il protocollo. L'impaginazione è tutta ordinata così, cioè non sono fogli, per esempio i corsi della Nobies, quelli di Dan, molte volte sono delle pagine da stampante, qua è carta di ottima qualità, tutta numerata, tutta giustificata, eccetera. Per fare questo lavoro serve tempo, io ho continuato ad aggiungere lezioni, ok?
Perché non è che se studiate qua dopo due volte che girate le pagine vanno a fare in culo. Mentecatti la stessa cosa. Peraltro, Mentecatti, queste sono... Così vi do qualche informazione. Giustamente, persona, la curiosità, io ve la do. Allora, questi sono 400 pagine. Mentecatti è il doppio. Ok? Con tutte le lezioni che erano state inserite. Quindi adesso stiamo stampando tutta la roba. Ci sono stati dei rallentamenti fuori dal nostro controllo. Quindi non rognate che le cose vi arrivano, come vedete, come col protocollo, ok? Mentre il protocollo doveva essere spedito subito ed è solo colpa del Covid, ok? Cioè è stato mandato in stampa subito, non per niente avevo anche un protocollo all'evento a farvi vedere, che poi in realtà era meno bello, infatti vi avevo detto, e quello che ho detto, vi prometto che quello che vi arriva a casa sarà più bello, e infatti è più bello, quella era una prova per farvela vedere, ma saremmo stati pronti a stamparvela così. Con Mentecatti no, perché non è andato subito in stampa, ve l'avevo anche detto, perché dovevo aggiungere delle lezioni, ok? Perché se no c'è un mismatch incredibile, ciò nonostante abbiamo detto lo inviamo, perché a parte che se no diventano 3000 pagine e non si può neanche consultare. E questo è il motivo, ok? Quindi lo volevo chiarire ancora una volta. Filmato a norma il decreto legislativo, gennaio, sì, non so cosa hai detto. Ciao a tutti, ciao mamma, ciao, cioè non ci sono tasse a Dubai, su cosa è basata l'economia oppure ci sono tipologie di tasse? L'economia di Dubai è basata sul turismo, ok? Non è che non ci sono le tasse non ci sono sulle aziende, sul capital gain, sui dividendi, sui salari, ci sono le tasse sugli immobili quando li compri 4%, l'alcol è pesantemente tassato, così anche come i tabacchi, e poi ci sono le tasse di soggiorno degli hotel, delle cose, questo. Ottima qualità, raccoglitori e carta resistente, lucida, le informazioni neanche a dirlo. Esatto, Dar, quindi abbiamo optato per la maggior qualità. Chi l'ha ricevuto all'estero, sappiate che il Batamar, soprattutto... Per tu Rudy che sei in Australia, hanno dovuto chiedere l'approvazione del budget per inviare. Mi è arrivato una roba, fa approviamo, c'era Australia $270 per inviare il cavolo di protocollo. Cicchinelli si è fregato un protocollo a mia insaputa e se l'è fatto inviare così bellamente senza dirmi niente, io ormai non conto più niente, tutto black. E io ho preso un protocollo anch'io, cioè, sapete, è anche mio, quindi così... Poi Malta, chi è uno che è in Zimbabwe o qualcosa di simile, quindi abbiamo speso anche un sacco di soldi per inviarlo. Ok, per quello che chi l'ha preso all'evento mi avete derubato in modo se vi fate i calcoli capite che siamo assolutamente in perdita. Gli eventi sono in perdita, ragazzi. Questo è, avete visto il cubo, per chi si è connesso adesso? Cubo ufficiale della Big Luca International con la foto mia di donna e me in piscina. Questa reliquia costa 3000 euro. Adesso incominceremo a venderli. Scherzo, non è vero. Allora ragazzi, business online. Ah, ho l'8x8 anche. Lo sto chiudendo, ho già fatto quasi tutti i quadrati. Ok? Vendite online, business online, stress, libertà. Allora ragazzi, si creano alcuni discorsi, ve ne volevo parlare. Uno dei temi ricorrenti tra le persone, diciamo, tra gli imprenditori online, ok, e anche comunque con le varie persone che fanno le campagne, i metodi di guadagno, così, c'è una, chi poi fa impresa, c'è un'azienda, un team delegato e la cosa è esacerbata, ma non siamo qua a parlare di queste differenze oggi. Chiunque faccia, diciamo, business online, soldi online e in realtà lavori da casa, viene attratto da l'online marketing, dalla costruzione di un business, dal fatto di vendere consulenza, affiliate marketing, così, perché vuole generare dei soldi per avere più tempo. Questo è un po' di solito quello che capita, ok? Quindi le persone dicono voglio avere più tempo, non voglio andare a lavorare e quindi faccio business online. C'è già un primo problema, ragazzi. Business online vuol dire lavorare sempre, ok? Uno dei temi ricorrenti che esce con i miei colleghi, i miei amici, eccetera, è proprio il fatto che noi lavoriamo sempre, tutti i giorni. Big, puoi ripetere che gli eventi sono in perdita, che i clienti non capiscono, si rifiutano di vendere gli eventi, fare cross dopo, si lamentano delle entrate, ci sarebbe da martellare 10 anni. Fagli comprare babbuini, eccetera. Ah, per i lucri suburbani
non ci siamo dimenticati di voi, tutt'altro, stiamo coordinando il mastermind di Milano, Lucro Suburbano, che ospiterà tutti gli, quasi tutti gli studenti top, quelli che riescono a venire, ok? Quindi sarà veramente un evento figo. Il problema è che lo stiamo incastrando e vedendo di farlo in un momento intelligente. Quindi per chi si è iscritto a Lucro Suburbano, ok, vuole venire al mastermind con me a Milano, riceverete delle news, non ci siamo dimenticati di voi, si fa, è un periodo leggermente complicato per tutti, potete immaginare, comunque non ci siamo né dimenticati né niente, quindi le novità stanno arrivando, abbiamo identificato una data, ok, era una data che vi avevo già rilasciato, probabilmente, dico probabilmente, non le dovrei dire, ma fa niente, il 2-3 ottobre, quindi per chi vuol venire al Mastermind, per chi viene al Mastermind, dovrebbe essere il 2-3 ottobre a Milano, ok? Stiamo però raccogliendo tutto l'intelligence, tutti gli insight per capire come sarà la situazione a settembre-ottobre, non lo possiamo sapere, siccome io torno già in Italia, che devo andare in Salento a parlare degli imprenditori, ok? Mettiamo questo Mastermind iper esclusivo il 2-3 ottobre. E probabilmente le date sono queste. Adesso io e il team le stiamo confermando. E come qualunque evento, anche piccolo, non ci potrà essere una data che soddisfa tutti, ragazzi, ok? Perché pochi che siete, siete in 15, 16, 17, non mi ricordo, ok? C'è chi c'ha l'appuntamento dal dermatologo, c'è chi deve andare nel club degli scambisti, c'è chi c'ha la moglie che le fa male un piede, perciò mettiamo fuori le date, ragazzi, le date quelle sono, quindi liberatevi e venite. In modo tentatively, si dice in inglese, cioè un tentativo, dovrebbe essere il weekend del 2 e il 3 ottobre. Io torno in Italia per il 22-23 settembre, faccio ballare la scimmia, faccio il video, mentre a parte che non guido, perché adesso ho anche la padellano rinnovata, vabbè, e poi vado, il come ci vado non sono affari vostri, in Salento a fare quello che devo fare, tutte truffe, e poi risalgo verso Milano, penso che se vieni in Salento mi piacerebbe incontrarti, io vivo lì, vado all'appuntamento dell'amico Mirko Gasparotto, quindi se gli volete scrivere la comunità OSA, la community OSA per gli imprenditori, vabbè, se è chiaro che se rilucchettano tutto ad agosto non si fa niente, va bene? E questo è il problema, e mi rode anche a me. Perciò dicevo, cazzo, magari li chiamiamo qua a Dubai, però ho detto che lo facevo a Milano, ci stiamo scervellando, perché io se torno in Italia mi blindo in Italia, ma se siete a Dubai potete tornare in Italia. Ci sono tutte delle cose che vanno oltre la vostra comprensione. Comunque, chi se ne frega. Allora, piccolo discorsetto sui tempi di lavoro, eccetera. Allora, molte persone sono attratte dal business online perché pensino che non si lavora. E io vorrei assolutamente smitizzare, fate dopo le domande, dammi le fate dopo, per favore. Sulla consulenza e l'ufficio, io non lo so cosa faccio in consulenza, io sono il frontman, dietro di me c'è una potente multinazionale, raga, non l'avete ancora capito, voi vi pare che un coso del genere possa fare dei milioni, non vi sembra sospetto? L'ordine di questo ufficio non vi sospettisce? Perché ci sono due cubi di Rubik dietro di me? No, ditemelo, no, perché allora se me lo dite, allora va bene. Provate a pensarci, protocollo, perché la parola protocollo? A cosa ci riferiamo? Mistico. Allora, il tempo, ragazzi. Molti pensano che online voglia dire non lavorare, e voi la dovete finire di dire che invece lo sapete, perché non lo sapete. La realtà è che non lo sapete. Cercate i metodi di guadagno, le piattaforme, queste cazzate qui, e lasciamo perdere, che tutte le anomalie di questo mercato. Sapevate che il mercato italiano è in bolla? Ve l'ho già detto, l'ho detto oggi al mio studente privato, ho detto in bolla completa, infatti ci siamo organizzati, cose che a voi non devono riguardare. Voi andate avanti, ragazzi, io voglio più webinar di lancio dicendo che sono le dichiarazioni di una vita. Allora, scusate se apro una parentesi, perché poi io dovrei ignorare certe cose. Beh, me l'hanno detto, dai, ignora. Però, allora ragazzi, il webinar con le iper mega dichiarazioni, io non vi vorrei dare dei cenni storici, poi ci innervosiamo tutti, però l'avevo fatto io con il dado e tratto,
ok, questa hype per il webinar, no? E che infatti poi sì, ma io lanciavo l'evento per la prima volta in Italia con Dan Kennedy, erano queste le rivelazioni. Perché c'erano, se voi fate il webinar con le rivelazioni e le robe, non sono rivelazioni, sono webinar che non dicono niente. Oltretutto, vorrei chiedere, no, che se lancio io dovete lanciare in tutte le nicchie, che cazzo è successo tra giugno e luglio? E sono pure sbagliati. Giugno e luglio, va bene, no, è agosto. Agosto va bene, allora lo devo rispiegare. Paradossalmente sì, si fanno certe cose ad agosto, no a giugno-luglio. Giugno è un mese sfigato, luglio è tanto quanto. Minchia, no le rivelazioni, tu. Qualcuno va bene, sta facendo web, ma non tu. C'è un'esplosione, continua a vedere webinar, rivelazioni, in diretta mondiale, perché quello era un evento mondiale. Infatti era tradotto in due lingue e quindi ho detto che era di caratura mondiale, ragazzi. Non lo dovete ripetere. Avete capito? No. Perché voi siete malati mentalmente, dite, siccome lui ha detto a tiratura mondiale, allora anch'io lo dico. No, ma perché quell'evento lo era, infatti c'era lo speaker di fama internazionale. Cioè, ve ne siete accorti, doveva essere Dan, non ci poteva essere, però abbia ragioni, no? Piuttosto famosi sono venuti gli altri. Io ho la registrazione del mio evento in inglese, c'era Dave D che ascoltava, comunque studiavano, cioè, si sorbivano comunque i miei interventi, no? Brian Kurz, no? Con le cuffie, per quello che era la rivelazione mondiale. Internazionale che avrebbe fatto delle, infatti le ha fatte, mi permetto anche di dire, cioè, non so se avete notato, dopo il mio webinar sono cambiate delle cose, e quindi ci sono state. Non è che se lo dite anche a voi diventa vero, però sveglia, perché poi mi costringete a innovare a un ritmo che io non sono comfortable. Io ne devo andare piano nelle mie cose, cioè i miei investimenti, sono occupato. Chiaro? Bene. Tutte queste criticità, le persone vogliono fare business per non lavorare. Dicono, no, ma io faccio due campagne, vendo l'accessoriettino. Quelli che mi dicono, voglio, no, ma magari potrei fare un corso. Non esiste il corso, basta. Non funziona più un corso, non c'è più. Devi farli mettere su un cazzo di infrastruttura. Ma la realtà è che quando voi lavorate da casa, non dovete recarvi più in ufficio, eccetera. Lavorerete tutto il giorno. Ora, per lavorare, all'inizio sarà un dispendio di energie di natura tecnica, che è una cosa che moltissime persone, non avendo la mentalità degli imprenditori e non volendosi formare, ok, da persone che hanno un business online e che lavorano con persone con business online e offline anche, delegati, come moi, sarà una cosa tecnica. Quindi dite che avete l'ufficio, però in realtà fate finta, o comunque avete le notifiche voi, questo è molto comune, impostate voi l'autoresponditore, ClickFunnels, il webinar, il copy del webinar, i prodotti, le dirette, le cose, tutto in mano a voi e la banca, e pagate voi i venditori se ce li avete. Siete degli accentratori, no? Fate e le lezioni su Kajabi, la consulenza, i prodotti, lo stoccaggio, parlate con i fornitori, le bolle, le fatture. All'inizio fate tutto voce, poi ovviamente un momento in cui non ci si sta più dentro, che condividete questa diretta che secondo me è interessante, non ci state più dietro, cominciate col team, ma molti non lo delegano, ok? In realtà non team, ma sono loro accentratori, perché devono controllare tutto, quindi lavorano continuamente le email, più sale il business, più ci sono, più vedete i soldi, cazzo c'è la cosa, mi hanno scritto, e poi ci sono i canali social, arriva Instagram e ti dicono che su Instagram c'è un problema, poi la cosa, vai a vedere, ti ho scritto su Messenger, già grazie che vado su Messenger, cosa, poi la notifica di WhatsApp, l'email, devo fare il funnel, devo cliccare su Bitfunnel, perché nessuno fa i funnel belli come li faccio io, la campagna installa il pixel, voi lavorerete tutto il sacrosanto giorno, non lo farete, no. Nel tempo libero dovete rinunciare a questa idea giovanilistica dei cazzo dei business online part-time. Ok? Ci sono alcune cose che potete fare magari in modo estemporaneo, ed è vero, ma quando vedete la possibilità di business e annusate i soldi, cosa pensavate? Non vedo, esatto, bravi. È un problema, perché cazzo, volete fare più business, è normale. Se fate 6.000 euro al mese con una roba che è abbastanza su una piattaforma che voi non controllate, quindi, ma comunque volete generare più business, oppure vi vorrete mettere a fare qualcos'altro se siete intelligenti, e quindi continuerete a lavorare, ok? Non
Non è che non andrete in piscina, ci andrete, ma quando siete in piscina, pensate, il mio lavoro, sapete in cosa consiste? O nella produzione di alcune lezioni, adesso alcune sono delegate, per esempio. È chiaro che il protocollo Kennedy corsi li devo fare io, perché voglio dire, un minimo di maestria ce l'ho, minima chiaramente, no? Tutta fuffa, però fuffeggiando qui e là, produciamo qualche corsettino, i nostri 200-300.000 testimonial ce li abbiamo, ok? E quindi c'è l'azienda che funziona, devo produrre io dei contenuti live, ma live lo faccio perché mi diverto anche, per me è terapeutico, perché io un sacco di ho avuto dei problemi psicologici in gioventù, cioè li avevano gli altri, però dicevano che ce li avevo io, quindi poi, vabbè, è un discorso complicato. Chi ha preso Mentecatti, gli arriva il libro, Online Marketing per Mentecatti 2.0, peraltro stiamo facendo stampare anche lì leggermente più pacconi, leggermente più manoscritti, leggermente più corsi. Lo so che dite, no, perché stanno arrivando, non vi preoccupa, no ragazzi, con il libro. Quindi per chi vuole procedere avere il libro, l'unico modo per avere il libro è spendere 2.000 euro, capisco, però purtroppo dobbiamo anche noi come azienda mantenere la nostra economia, vi serviamo tanto, abbiamo la piattaforma proprietaria, spendiamo un sacco, una caterba di soldi per fare certe cose, innovare, fare il customer service 24 ore eccetera, però io ho anche degli investimenti da fare in borsa tutti i mesi, se non vi dispiace. Bene. Lavorerete sempre pensando, penserete sempre, c'è il prodotto, la cosa, eccetera. E questo ci porta a un'altra cosa, non c'è la stabilità. Questa è una delle puttanate nella quale credevo anch'io. No, poi stabilizzo, mi sono reso conto, parlando con i miei gruppi di pari, che non c'è la stabilità e avete il problema col prodotto e il funnel smette di funzionare. E siete pronti, adesso eravamo pronti a fare una roba, ricevete un'email e sono sempre gli stessi che mi causano questo problema. Ah no, perché? Va bene, forse vedrete delle novità piacevoli, forse non le vedrete, ci sono in ballo delle cose, mi ero preparato tutte delle mie cosine da fare, sta lavorando, il team si sta facendo... Ah, il team della Big Look International in questo periodo si sta facendo un culo di cui io sono orgoglioso, per proporvi, per fare, per limare, per portarvi tutti i vostri complaint, le cose che non vi piacciono, le robe che le stiamo ascoltando tutte, ci vuole tempo per metterle, no? Ok, per servire sempre, beh, e lucrare anche, giustamente, non è che siamo qua a regalare niente. Ci distanzieremo sempre di più da certe cose, alzeremo sempre più il livello e la cosa tra poco diventerà così evidente che ci vuole un pazzo schizofrenico per non vederlo, lasceremo tutta una serie di cose, cambieremo cose che per adesso non vi riguardano, come al solito paga accaparrarsi e fare certe cose prima rispetto a dopo. Io la cosa l'ho detta, la continuo a dire e la continuo a reiterare. Bene, pensate, il calo è la cosa, poi le spese, i business online hanno delle spese, ma voi avete idea delle spese che ha avuto la Big Look International questo mese? Basta, ti manda delle fatture e si aspettano che tu le paghi, giusto, per carità di Dio, però ok, adesso seriamente ragazzi, davvero, sono business, va bene, penserete la cosa, come marginare di più, come vendere le robe, i problemi, le consulenze, i prodotti, me li hanno bloccati in Cina, allora il mio store non va più bene, e quell'altro mi ha mandato, devo querelare, aggredire uno perché è infedele, cioè è tutta una cosa. Poi dopodiché dovete avere un team che gestisca queste cose qua e pensi per voi, io ce l'ho, il team della Big Look International non è secondo nessun team, perché ho dei ragazzi con due coglioni sotto così, è semplicemente, e anche una donna con due ovaie così, ok? Però questa è la realtà, quindi molti vi voglio togliere questa roba qua, ma perché il business online, la vita è in vacanza, non è vero che non è vero, cioè voi sarete quando guadagnate effettivamente, cioè il business intangibile esiste, non sto dicendo che non è, la Big Look International è una realtà virtuale, dov'è la Big Look International? È a Dubai, perché io sono a Dubai, la mia casa è a Dubai, sì, ho a Dubai, va bene, però nel senso non c'è un ufficio dove tutti ci rechiamo e neanche lo vogliamo avere, perché quantomeno per ora non ci interessa assolutamente, una spesa inutile, però quindi è vero, voi siete, fate il business, poi vabbè, tra business e altre cose c'è differenza, ma ripeto, non è il live adatto, e siete a Panama, e siete alle Fiji, quando ve lo potrete permettere, perché poi non è che tutti se lo possono permettere, ma siete lì a lavorare, ok? C'è un'enorme differenza tra essere in vacanza e lavorare dalla piscina o dal mare, c'è un'enormissima differenza tra queste cose, ok? Al che mitigate, io stesso, a volte, non ne parlavo con donna, io quante vacanze ho fatto?
da quando siamo, no, miliardari. Le conti, non siamo miliardari, ragazzi, sono battute, ok? Sono però il più milionario di Dubai. 3. Ok? Le Mauritius, vacanza. Le Maldive vacanza, ma sono saltate perché il posto non ci piaceva, pioveva, c'erano dei problemi, quindi poi siamo tornati a Dubai. E Miami. Miami è stata una vacanza, eravamo al Faena, nella suite, a fare i fighi, eccetera, eccetera. Uscivamo a mangiare, peraltro a Miami si mangia in modo pessimo, veramente, Miami, il cibo peggiore a Miami, veramente pessimo, abbiamo pure litigato. Donna ha fatto rimuovere la mancia dallo scontrino di una cameriera che si è incazzata. Lei, no, perché le mance, gli ho detto, oh, tu che cazzo sei, entitled to my money? Io ho detto, vai a lavorare, che siamo in America, l'America lavora. No, perché in America ci sono le mance. Ho tirato fuori la mia American Express, detto, questa è americana, ok? Faccio business qui, eccetera, eccetera, non mi devi insegnare come funziona. Comunque, fa niente. Poi siamo andati da Zuma. Non schifo totale, insomma. Salt Bae, il Nusret di Miami, c'è. Non so che cazzo abbiano combinato, mi hanno portato un tomahawk che era un pezzo di grasso, 400, no, 270, $300, vabbè, sto sboronando, non le dovrei dire queste cose che poi ostento, mi rompono i coglioni, va bene. La realtà, ragazzi, seria, vera, è che voi potete fare che un pacco di soldi, eccetera, però ci penserete, perché? Perché gli imprenditori hanno pensieri, in ultima analisi dovete diventare degli imprenditori, è un messaggio che sto cercando di dare a questo mercato, il metodo di guadagno, dovete capire che c'è un'attività imprenditoriale dietro, si monetizza un mercato di riferimento, in ultima analisi dovete costruire un'azienda, se no sparite. Chi usa un metodo, chi usa una falla, chi usa un trucchetto, chi usa dopo un po' non funziona, cioè dovete costruire una realtà anche piccola, anche che non dovete avere 100 dipendenti a contratto, anche che non avete 16 uffici, non è quello, però un team che lavori per voi, che analizzi il mercato, che guardi i feedback dei clienti, altrimenti non può funzionare. Quindi in realtà la vostra cavezza funzionerà tutto il giorno. Io che cosa faccio oggi? Pensavo. A parte che oggi ho dovuto scrivere. Per esempio del copy, vi faccio un esempio, molti mi chiedono, oggi ho scritto del copy riferito a cose che non vi interessano, ma che vedrete nei prossimi mesi, ma siccome stiamo facendo tutta una serie di cambiamenti assolutamente dovuti oltretutto, che non vi dico quali sono e non ve li immaginate, devo direzionare per esempio il mio copy, ok? Perché il mio copy è abituato a dire certe cose che adesso vabbè, non mi interessa, però mi sono messo a scrivere io del copy. Che cazzo c'entro io col copy? Ho detto, ma Big Luke è un grande copywriter, ma non ci interessa perché di solito non lo faccio io, ok? Abbiamo il nostro Vigna che è un copywriter ormai spaventosamente bravo, a parte che lui non lavora, lavora poco perché è in Portogallo, si beve degli aperitivi. E fa la bella vita, però a volte tra un vino e l'altro lavora anche con la Big Luca International, grande vigna. E quindi ho scritto del copy, però a parte oggi, oppure quando produco ovviamente i video, no? Infomarketing per babbuini, ero qua con la mia lavagnetta, producevo ovviamente, no? Le lezioni che poi avete acquistato. Però a parte questo, il mio pensare oggi ho guardato Designated Survivor su Netflix. Voi dite cosa c'entra col lavoro? C'entra molto. Primo, perché capire come funziona l'FBI c'entra sempre. Mi metto con i piedi sul tavolo, faccio il cubo e penso, questo è il mio lavoro. E se donna entra, o donna non c'è, torna qua al 20, con la suocera, le dico che sto lavorando. Sono qua, cos'è? Lavoro, non si vede? Penso, perché in quel momento io sto pensando a come scippare il vostro portafoglio. Cioè, sono anche pensieri che sono importanti, ok? Il mercato che si muove, e il cash flow, e i prodotti, i servizi, la direzione, l'esposizione mediatica, la comunicazione, i rompimenti di coglioni, e le sono qui. Ora io ho persone che copensano per me. Non penso solo io, però siccome la baracca è la mia, devo anche pensarci. Quindi, per concludere, poi volevo dirvi un'altra cosa. Proprio per il lavoro, voi iniziate a fare dei soldi. All'inizio non capite molto bene cosa fate online, perciò non capite che è un'anomalia. Infatti, molti di voi hanno la sindrome dell'impostore, ma perché in realtà lo siete. Ok?
Perché iniziate a guadagnare, vi sembra troppo facile, ma perché a volte lo è, cioè non c'è un vero prodotto, servizio, un mercato, una monetizzazione, un'organizzazione. Sono botte di culo a volte date dall'inerzia e vanno molto bene per iniziare. Cosa succede? Persone si rivolgono a Big Luca International perché no, sono persone furbe e dicono aspetta, impariamo la strategia, impariamo la psicologia dei clienti, impariamo la lead generation, qual avere, impariamo l'online marketing, cioè capiamo che cazzo stiamo facendo, strutturiamo, facciamo, ok? E volete fare anche sempre più business, quindi non vi accontentate di rimanere lì. E per i soldi e perché capite che siete delle anomalie di mercato, ok? Adesso, se io becco qualcuno che ripete la frase anomalia del mercato, perché me le dovete lasciare certe frasi senza copiarmi? Voi siete le vere anomalie del mercato. Adesso io faccio un discorso a tutti quelli che copiano e dicono l'opposto di quello che dico io. State rovinando l'industria perché le persone che vi guardano non capiscono più cosa è vero e cosa è falso. Cioè, se io dico il cubo è quadrato, no, è rettangolo, il cubo è cubico, anch'io, il cubo è cubico, non potete, per chi è nella mia stessa industria, in realtà nessuno, lasciamo, non potete dire, vi dicono che il cubo è cubico, ma in realtà è triangolare, perché poi chi vi guarda dice, ma cazzo, ma quello mi dice che è triangolare, Big mi dice cubico, io, no, ma non c'è tutto il resto, è anomalo, cioè ci sono degli ingrugnamenti in sto, vabbè, lasciamo. Ok, quindi nessuna cifra di soldi, questa lezione vi renderà felice, cioè non arriverete mai, arrivate agli agognati 100.000 euro netti al mese, ok, 1.200.000 all'anno, ci si arriva, cioè, ok, no, non è facile, però ci si arriva, va bene, ma non vi bastano, perché scoprite tutto un altro mondo, perché se siete furbi intelligenti come il sottoscritto e i suoi migliori adepti, cominciate a investire, risparmiate, avete accesso, capite che sono pochi, 1.000.000 è poco, perché che cazzo è 1.000.000 rispetto a quello che potrei fare, perché prima avete il benchmark dei soci, all'inizio dovete fare 30.000 euro in un mese, tanto per dire, che poi non si misurano al mese le aziende, ma lasciamo perdere, facciamo 30.000 euro al mese, perché 30.000 euro sono tanti per vivere in generale. Ma poi paragonate quello che fate con ciò che potreste fare per l'apertura del mercato, per l'ampiezza del mercato, e allora cominciate a lavorare, allora cazzo, qua il problema, non vi rende felice. Okay, quindi dovete trovare, e il gioco diventa l'obiettivo, va bene? Oh, mamma mia. Potete farmi adesso delle domande, avete 10 minuti, poi io che devo finire qui la serie di Netflix. Che veramente mi fate diventare nervoso, voi e le vostre sciocchezze. ho il ragazzo di cui ho messo lo screenshot in pagina, che mi manda la foto del suo screenshot in pagina. Ma che cazzo, signori, che pazienza che ci vuole. Domande ragazze, se no la chiudiamo qua. Per chi mi sta seguendo non capisce, dice ma chi cazzo è, niente di importante, però se volete il protocollo Kennedy che volete, aspettate, che vedete alle mie spalle, ok, ne abbiamo stampati 2, 3, 4, 10 di più, non ci ricordiamo, ok, perché li abbiamo presi a batch, no, cioè 50, 100, 100. Vabbè, completissimo 800-303-666, anche per gli altri percorsi. Dice, ma cosa fa questo qua? Io voglio fare le robe online. Chiamate il centralino della mia azienda. Io sono il presidente dell'azienda, non sono l'azienda. Io sono un faccio dei live, faccio il cubo, ragazzi. Che faccio? La mia vita. Possibile secondo te diventare un consulente 10k al mese, nicchia traduzioni? Yes. La mia Big, per favore. Big, per vendere high ticket, la prima consulenza preliminare potrebbe andare bene, un funnel dove sulla pagina atterraggio. Allora, io non rispondo alle domande tecniche. Non, ragazzi, allora, la verità, io vi ho aiutato, in questo vi ho aiutato tanto, ragazzi, nei live, non potete veramente, perché poi mi dispiace. La verità, e non perché le voglio vendere, perché ne faccio pochissime, molto meglio farmi, ci vogliono delle consulenze per fare sta roba qua, non per niente abbiamo introdotto la figura del coach ufficiale, cioè ci si deve sedere virtualmente e capire che cazzo fate, perché darvi un consiglio così live vi fate a volte più male
che bene, ok? E non sono contento, ci sono i percorsi, non posso, cioè come se mi dici la mia macchina bisogna aprire e analizzarla, non lo so, perciò non voglio dare. Leggi la mia domanda per favore, Big. Dario, io non l'ho vista la tua domanda, sono sincero, non le vedo, rifammela, no? Condividete questo video, signori, per chi vuole prendere il percorso, quello da cui partire, è Online Marketing per Mentecatti, www.onlinemarketingpermentecatti.com, completissimo, stupendo, non è un metodo di guadagno, non insegna quelle robe lì, insegna la serietà dell'online marketing e di che cazzo parliamo, come farlo, i soldi, i clienti, la lead generation, come mettere insieme tutta questa struttura, come, cosa e perché. Mentecatti 2.0 è completo anche per acquisire le competenze tecniche. Ciao Carmelinda, certo, ci sono ovviamente anche tutte poi le lezioni tecniche, semplicemente noi non siamo un'azienda che si focalizza sulla tecnica, perché la tecnica è marginale, poi inseriamo, ovviamente abbiamo inserito anche le lezioni tecniche, adesso per l'amor del cielo. Da dove parto per reingegnerizzare la mia attività di traduttore e farmi pagare più degli altri? Dai nostri percorsi e le robe. Cioè, sono... Poi, cioè, se parliamo ragazzi di consulenza e informazioni, non abbiamo assolutamente rivali per risultati. Cioè, mi sto preparando le domande che voglio farti. Addirittura le devi preparare così tante? Però, Dio mio. Vabbè, altre domande interessanti? Ma scusa, lo screenshot dov'è? Ah, perché è giusto? No, scusa, perché c'è ancora pinnata la roba di Babbuino. Che pigrizia. Big, so che probabilmente non te ne occupi, ma sai che ci saranno aggiornamenti su VTA, magari di qualche video del tuo ultimo lancio, non sono in previsione. Allora Dario, se dovessimo mai riaprire vendita telefonica d'assalto, penso che magari inseriamo delle nuove lezioni. Sì, nuove lezioni su Babbuini, retroscena di Babbuini. Yes, vediamo. Se ti invitassero in una trasmissione televisiva per un'intervista ci andresti? È un rischio per il brand, ma puoi raggiungere milioni di persone praticamente gratis. Dipende che trasmissione è, eccetera. Se è una trasmissione trash, devo fare la figura dello scemo perché ti imbarazzano con domande assurde, farli il pirla, magari no. Se è una roba seria ci potrei anche pensare. Problema, ragazzi, delle televisioni, giornalisti, le telecamere, è che tu hai poco controllo su come loro montano il video. O è in diretta, al che ci potrebbe stare, però possono e riescono a veicolare certe informazioni. Se vogliono mettertela, perché fa audience, ok? Non ha il controllo, cioè in un video puoi far sembrare pirla o inadeguato, come con un fotomontaggio, no? Non che sia uso questo, ma però a volte lo fanno, no? Perché il guru sbugia, cioè potrebbe far fine. Se ci fosse un bel servizio per far parlare la Big Luca International con i risultati, eccetera, perché no? Cioè, non vado in una trasmissione dove mi urlano contro, per esempio, perché non mi interessa. Mi sto allenando, Manzone, perché ho preso una consulenza con te. Ah, ok, quindi ti stai... Perfetto. Prima, come si chiama il network di affiliazione da cui prendevi i corsi che sponsorizzavi? Non sponsorizzavo, forse tu ti riferisci a Mobe? Io sto facendo training di VTA con mia suocera, ho raggiunto il livello zero emotività nel gestire le sue obiezioni. Aspetto con ansia Pacco Mentecatti 2.0, sempre spettacolare ascoltarti. Non vi preoccupate che arriva. Ciao B, come stai? Forse una domanda off topic. Sai mica su quale piattaforma si potrebbe trovare speaker motivazionali da ingaggiare per un progetto? Dipende che progetto è. Puoi anche fare, cioè se tu hai semplicemente delle persone che vengono a parlare è un conto, se vuoi degli speaker che possano sollevare, dipende, cioè se tu vuoi vendere, se vuoi instillare paura, se vuoi fare hype, e costano anche tanto, però una piattaforma centralizzata no, anche perché poi i veri personaggi, i veri speaker non sono su una piattaforma centralizzata molte volte, cioè sono dei personaggi e stanno per conto loro. Ma vendendo corsi dall'estero a clienti in Italia si deve pagare l'IVA anche se la società non ha sede in Italia. Questo dipende da come viene deliberato il corso. È una cosa assolutamente complessa e non facile.
fate come consulenza anche stesura business e marketing plan per business online. Sì, cioè lo facciamo se il cliente è profilato per noi, non lavoriamo con, anche perché quelli li faccio io, quindi per lavorare con me non è che se mi paghi lavoro con te, questo te lo posso assicurare, chiedi in giro. Per chi volesse iniziare un business online, cosa consiglieresti tra quei? Non sono business quelli che hai nominato, porca di quella miseria ragazzi, voi proprio la differenza da quelle sono metodi di guadagnare, metodi per generare i primi introiti o generare degli introiti anche generosi. Sì, mob, ma non esiste più. Noi non ci occupiamo di questi modelli di business qua e non li consigliamo, ragazzi. Cioè, la verità è che uno può iniziare a fare i primi soldi, ma poi ti devi evolvere in qualcosa, cioè devi capire che cacchio fai. Network marketing per diversificare i business. Io non consiglio di diversificare i business. Guardate, farete già fatica a gestire una roba, a gestirne 2, 3, 4 investite in borsa che fate prima. Se lo puoi fare, c'è chi fa soldi con network, per carità di Dio. Però, Big, sono 4 anni che lavoro online e la prima volta sono in blocco. Ho avviato store che sono sempre andati bene, a dire il vero basta vendere prodotti fisici, come posso secondo te creare un servizio? Non voglio fare corsi, sono tantissimi, non vorrei essere l'ultimo arrivato, ripeto, sono in blocco, non so come ammortizzare. Parti con i tuoi obiettivi, trova dei problemi da risolvere. Servizi sono la risposta dei problemi del mercato, ma devi capire anche cosa vuoi fare, quanti soldi vuoi fare, come li vuoi fare, cosa sei disposto a sacrificare per farli e quanto sei disposto a servire i tuoi clienti. Un e-commerce, vendo prodotti con il mio marchio, ma in dropshipping, faccio solo intermediario, posso aprire partita IVA a Dubai e fatturare da lì. Ma chiedetelo a un tax planner, sono mica un tax planner io. Domanda out of topic, come la vedi la topic, mettere su famiglia relazionata al business, possono... La vedo che se vuoi mettere su famiglia, se tu sei un imprenditore, tu devi avere una donna a casa che cura i figli. La realtà è quella, ragazzi, cioè poi... Se ci vogliamo dire delle cazzate, ce le diciamo. E viceversa. Se no, hai una famiglia sfasciata. Il business, ragazzi, richiede molte attenzioni. Cioè, il business richiede molte attenzioni. Quindi, non è che potete, ripeto, non lo stabilizzerete, non è che poi non ci pensate, ci penserete sempre. O magari dopo 10 anni, però, mentre siete in crescita così, no. Quindi è un cazzo di casino. Lo dico molto sinceramente. Tutti e due i genitori imprenditori, non è possibile. Tasha Cune, ci sentiamo spesso e ti saluta. Perché la senti spesso, Tasha Cune? Cosa fai con Tasha? Va bene, altre domande? Scusa B, come fa a stare in piedi un business vista la facilità con cui Facebook banna? Perché il business non è retto su Facebook. Una roba dove se Facebook ti banna, tu sei... guadagni zero, non è un'azienda, cioè penso che sia abbastanza anche normale. Poi dopodiché la lead generation proviene per tutti maggiormente da Facebook, ma se sei un'azienda, per esempio online, devi avere vendite organiche, ok? Cioè se noi non abbiamo Facebook, abbiamo comunque delle vendite organiche, facciamo anche centinaia di migliaia di euro in maniera organica come azienda, ok? Senza gli ads, poi ovviamente gli ads spingono, questi sicuramente. Il cane non lo prendete più? No, non lo prendiamo il cane, che cazzo di cane? Poi quando lavoro abbaia, scherzando, sono concentrato. E fatturo già i primi soldini con il drop e self, le reali mosse da fare. E le reali mosse da fare è capire che direzione ti vuoi muovere, perché c'è, cioè, il drop, domani lo store non va più, ragazzi, cioè il dropshipping funziona così. Cioè, lo sapete, non è che è anche divulgata la cosa dagli stessi divulgatori e guru del dropshipping. Cioè, non è che avete una longevità con il dropshipping. Self va bene per iniziare, per carità, però un'azienda come la tua, incentrata sul tuo personaggio, può evolversi e diventare anonima, ovvero non più legata alla tua persona. Non è anonima. Puoi avere delle Big Luca personalities, per esempio, e una delega anche a livello di personaggi, si può fare. È un po' difficile da fare, si può fare, è un po' uno dei nostri, un po' uno dei limiti, no? Dei personaggi, però puoi avere il coach ufficiale, eccetera, eccetera.
Devi concedere, se hai sede in Italia, vendi corsi in Italia, devi concedere il rimborso quando richiesto. Allora, per i corsi online, la legge dice che non c'è. Ciao Lomma, come stai? Non c'è rimborso se le persone hanno già iniziato a visualizzare il contenuto, anche a Baia non lucra. Anche se hanno visualizzato un secondo, quindi non c'è il recesso dei 14 giorni se hanno già iniziato. Poi, dopodiché, in realtà i rimborsi consiglio per chi richiede di darli. Secondo te, nel settore consulenza osteopatia, con delle ottime competenze e una buona reputazione, quant'è un prezzo ai ticket per un pacchetto? Non vuol dire niente, non vuol dire niente. Un pacchetto di che? Ti posso dire che gli osteopati possono guadagnare molto bene. Se fai libero professionista, magari con l'assistente, puoi farti anche i tuoi 150, 200, 300 mila euro all'anno, per dire, se lavori bene. Ma non c'è il pacchetto, dovrei vedere cosa fai. Cioè, per dire un'ora di se vendi all'ora un trattamento, puoi chiedere tranquillamente qualche centinaia di euro. Assolutamente, se all'inizio voglio andare verso una realtà più concreta, cioè dovete capire che i soldi sono il risultato di fare un'impresa, di fare un'azienda. Ve lo dico per voi, non c'è altra roba. Cioè, in ultima analisi, se poi vogliamo fare finta, facciamo finta. C'è un sacco di gente che fa finta, un sacco di gente che fa finta, molta gente che fa finta, però. Cioè, specie se volete poi produrre ricchezza, denaro a lungo termine. Cioè. E magari tenervelo, per esempio, questo denaro. Quello è un altro bel tema. Ok? Domande, lor signori? Domande pregne? Quanti hanno ricevuto il protocollo Kennedy che sono live? E a quanti è piaciuto? Domande, domande signori. Big Luca è live. Shareholder unico della Big Luca International. Socio unico. Sapete che è meglio essere soci unici? E non avere soci. Troppi vogliono imitarti, ma senza successo. No, ma poi ci sono delle condizioni inimitabili. Cioè, non potete imitare me, ragazzi. Non si può fare. Non dovete neanche farlo. Cioè, il mio carattere, il mio carisma, le mie conoscenze. Cioè, io studio. Ragazzi, 15 ore al giorno da quando ho 10 anni, io non andavo a scuola per stare al computer, però mi sono reso conto dopo anni che studiavo. Io pensavo di cazzeggiare, ma in realtà tutto il giorno leggevo. Allora, Vic, ti anticipo che il mio lavoro è il Pilates, ce ne abbiamo altri. Quanto costa il protocollo? Ragazzi, sui 10.000 dollari, però non vi so dire. Chiamatelo 800-303-666 e vedete. Ciao, se all'inizio sto lavorando per mettere soldi da parte per iniziare con qualche business seriamente, ha senso iniziare ad investire da subito a lungo termine anche poco, al mese 200, meglio casse destinarle a tutto il business online all'inizio. Allora, all'inizio li metterei per fare un business che genera soldi che poi investi. Se avessi dei figli, cosa faresti per insegnare il valore dei soldi? Innanzitutto, insegnerei che provengono dal lavoro o dal far lavorare gli altri e proverei a insegnare ai miei figli a organizzare un progetto dove fanno lavorare gli altri perché hanno l'idea per monetizzare. Pensate che a Dubai lo fanno fare i progetti di business ai bambini, che è una cosa molto. In Italia sarebbe un abominio. Il business ai bambini. Sì, così non si trasformano in cazzo di trentenni, quarantenni disoccupati che vanno in piazza in America da un mese a spaccare delle robe. Tu gli dici, ma lei perché è qui? Non lo so, stavo spaccando delle cose. C'hai 35 anni, ma che cazzo ci fai a spaccare le colonne e le statue, inneggiando alla rivoluzione, Babylon, tutte quelle cose lì? Perché poi sono anche dei profondi imbecilli, gente che è su Facebook, gente che mi dice, ma hai visto? No, non ho visto perché non ero su Facebook, quindi non ho potuto. Vedi, entrano anche a difficoltà certi ragionamenti, così almeno non si trasformano in dei disoccupati catatonici che poi sono rancorosi e dicono no perché non va bene. E poi fare un match, ok? Allora tu fai questo lavoretto qua, guadagni dei soldini, per dire, ti metti via i soldini delle mance per la macchina, 18 anni, quanti soldi hai via? 3.000 euro, papà ti mette gli altri 3.000. Figlia femmina già mi cambia, figlia femmina, dico figlia mia, te devi capire come trovare un uomo bravo, ricco da sposarti, i valori veri, questi, questo è, no? Sono tutte le femministe incazzate.
Allora, gli imprenditori digitali fanno webinar, strategia, questo è sconosciuto. No, beh, il webinar funziona. Posso farti da assistente per un mese? Giuro lo farò gratis. E certo che lo farai gratis, quando ti aspetti di essere pagato il primo mese. Io ce l'ho già il mio assistente. Ce l'ho già. Guarda che adesso ti scrive. Vedrai. E dico, oh, sono già io l'assistente di Biglow. Cosa vuoi? Scrivi in ufficio. Come aiutare un'amica psicologa a alzare la tariffa per i babbuini del resto? Ma come posso aiutarla mentalmente? Deve vedere il corso e deve mettersi in discussione. Magari non vuole essere aiutato. Grande Big, il valore della tua diretta è sempre molto elevato. Bene. Infatti dovresti fare un corso su come essere originali. Come sviluppare la membership di associazione scientifica di professionisti sanitari che fa corsi di formazione continua pubblicistica. Mondo dove tutti offrono prodotti gratis. Come sviluppare la membership di associazione scientifica di professionisti... quante robe brutte che hai detto. Dipende che membership vuoi fare. Grande B, grazie per questo bel consiglio sul denaro ai bambini. È un'ottima cosa farli lavorare sul processo. Eh sì. La Ike, cos'è quella faccia lì? Io vorrei vederti sistemato, da boss, carismatico. Qualcuno, qualche baldo giovane ricco però ragazzi, cioè no, che, perché poi ci sono, ma io guadagno bene, ho capito, va bene, però che prenda in moglie la nostra Nike e comunque la faccia lavorare ancora perché deve vendere per la Big Luca. Se ti venisse proposta un'idea di startup con già dei numeri incoraggianti provenienti da un MVP, che cacchio è? Potresti pensare di investire? Cos'è un MVP? Dai, non mi mettete in imbarazzo live, che poi... come quando mi dicono i KPI, quelli di Facebook, minimum viable product, parliamo di minimum provenienti da un MVP startup, adesso ci sarà una startup, dai, mi dite, non ditemi gli acronimi, everything you need, non lo so cos'è MVP, sì, minimum viable product, no, non ho capito, non investo nelle robe, queste robe qua. Oggi ho preso il mio vocabolario ed ho cancellato appena la parola blu impossibile. Ti devo confessare che ho avuto qualche istante di esitazione. Grazie a te sto vedendo il mondo con occhi diversi. Sei un mito. Grande Alice, sono contento. Bravo. A mio cugino che ha 2 anni faccio ascoltare Proctor. Molto bene. Io comunque voglio fare un incontro personale con te. Spero qualcuno mi contatti. Devi scrivere tu, no? Se stai aspettando, scrivi, chiama al numero verde, dice voglio incontrare di persona Big Luca, l'unico modo è venire qua a Dubai a fare la consulenza privata, non mi smuovi da Dubai, non vengo, a meno che non mi paghi. E qui lo devo, adesso lo sto per dire, però stiamo buoni tutti perché... Dai ragazzi, chi ha detto aereo privato? Su, saltate fuori. Dai che non è divertente. E devi riempire di soldi. Siccome poi vieni qua. E poi comunque detesto muovermi. E venire qui. Qui. Si fa proprio qui. Se io giro c'è una lavagnetta di uno che è venuto oggi. Prodotto già funzionale, file raccolta feedback. Un attimo. Viva le ovaie con gli attributi che portano soldi con... Chiama. Io prendo una Ike come seconda moglie, posso? Con lei che mantiene, però. Ma no, ma non funziona. Importante che mi fai sconticino, scherzo, so che va. Niente sconti. Sono periodi di crisi per tutti. Bisogna tirare. Come togli il paradigma che i soldi si fanno lentamente. Frequentando chi non ci ha messo una vita per monetizzare, poi la costruzione della ricchezza è una cosa comunque di lungo periodo. Prototipo iniziale per il pitch di vendita che si fa agli investitori e fargli strisciare la carta di acquisto. Sì, ho capito che cos'è il esatto, una prima versione con poche funzionalità per vedere se piace al mercato. Minimum viable. Ho capito la definizione, ma non vuol dire niente, perché piace al mercato non vuol dire che lo puoi monetizzare. C'è uno dei problemi delle startup, ho capito il ragionamento ragazzi, questo, se voi vi informate, a parte che startup non vuol dire niente, è un termine che mi sta sulle palle, perché startup è un phrase verb, punto. No, to start something up, don't start me on this. Gente che siccome le aziende sono tech, dopo 10 anni è una startup. No, dopo 10 anni, ok, va bene.
Ma se vengo con protocollo Kennedy neanche fai sconti. Chiama, non mi occupo di, non è in mano a me, non so neanche, io non so quanto costa il protocollo Kennedy, non è uno scherzo, lo sa il mio team, responsabili marketing e altre cose. Allora, prima ragione per cui le start-up, le aziende falliscono è che finiscono i soldi. Secondo, che non c'è mercato per il loro prodotto. Queste due sono in realtà innestate ed è. Cioè, molti imprenditori finiscono soldi e start-up finiscono soldi perché non riescono a vendere i prodotti a un costo sufficientemente alto, che è più alto di quello che hanno speso per la spesa pubblicitaria. Anche Kevin O'Leary vi dice la stessa cosa, falliscono perché non riescono ad abbattere o i costi di produzione o i costi della pubblicità e vendono sotto costo. Quindi il fatto che il prodotto piaccia. Io sarei più contento di vedere già dei margini. Anche se il private label come modello di business in te. Non esiste il dropshipping private label. Private label. No, dopo un po' di fare magazzino tuo, eccetera. Altre domande? Adesso ci sarà Nike che è invasa da messaggi di uomini. Ah, un'altra cosa, ragazzi, se siete volgari con Nike, guardate che sappiamo chi siete, poi pubblichiamo i messaggi, quindi non dite delle volgarità, per favore, che scherzo quando dico le mie cose. Perciò. Biscottini, grandissimo. Altrettanto, tutte sono startup nel primo periodo, non solo tecnologie, corretto? Sì, cioè sono startup quando stanno partendo, però quando stanno partendo, come fai a definirlo? Cioè. Tu dovessi consigliare un business ad un principiante, cosa gli faresti fare? Vendita di servizi, eccetera. Ma prima vi dovete formarci. Cioè, voi volete iniziare a fare business senza capire cosa state facendo. È come dire che voi volete iniziare a comprare delle azioni in borsa senza capire come funziona la borsa. Per quello che noi abbiamo un corso che dice come funziona l'online marketing e i soldi, ragazzi. Cioè, è una roba logica. Io non capisco tutte quelle persone che dicono: ma dimmi cosa vendere. Cosa vendere, te lo dico. Cubi di Rubik. Quindi. Ma dimmi che azione comprare, ma non c'entra perché devi capire il meccanismo dietro. Posso farti un video privato e spiegarti l'idea? Silvio, no. Ricordo una frase di Dan Kennedy visto in uno dei corsi di protocollo che diceva: non dite ai bambini che i soldi non crescono sull'albero. Se ci pensiamo, da quella roba che ci è stata ripetuta nascono un sacco di problemi sulla nostra idea. Sì, no, più che altro non in. Allora. Insegnare che i soldi sono il risultato di un progetto, di un lavoro, ma che c'è abbondanza, che non sono scarsi, che non c'è la tragedia, che non stanno per finire. Questa è una paura che mi ha instillato mia mamma. Qual è il tuo prossimo livello? 10 milioni all'anno. Ma allora dipende, Domenico, perché se intendiamo lordi o netti, perché io devo stare attento a non sacrificare il netto per il lordo. Cioè, se io posso fare la Big Look, non io. La Big Luca International può fare 4 milioni lordi all'anno con un netto di 2,5, con un netto di 3. Preferisco di gran lunga che fare 10 milioni con un netto di 1. A livello magari di crescita, di cose, di impatto, è meglio la seconda. Però cioè, bisogna pensarci. Questo è anche un altro argomento interessante. Ciao Luca, sto andando in vita, ma proprio di sabato sera fai live. Auguri per l'anniversario. Cri, come stai andando in vita? Bisogna lavorare. Bisogna essere chini sui libri, sui protocolli, sui corsi. Divertiti, ciao. Si intendeva iniziare in dropshipping, se il prodotto funziona e si guadagna trasformare in private label, mi chiedevo se consigli per partire in dropshipping anche in questo caso. Ragazzi, partire non costa niente, partire partite. Poi raddrizzatevi però. Partire partite. Comunque, adesso sto finendo queste due facce. Devo dire che per allineare l'8x8 ci sto mettendo un po' più tempo. Adesso 6x6, 7x7 li chiudo. Adesso mi è arrivato questo 8x8 e mi dovrebbe arrivare dalla Cina il 10x10. Ho ordinato un bel po' di cubi e il mio assistente oggi mi ha fatto questo presentino, questo regalo, il cubo di Rubik della Big Luca International Consulting. Signori, non so se ci capiamo. Quante volte esci a cena con gli amici a settimana? Io non ho amici e non esco a cena, caro Simone, Simone. No, scherzo. Allora, uscire a cena, innanzitutto sono appena stato in staycation, dove mi avevano ingannato, perché io ero al Ritz-Carlton e ho detto, vabbè, faccio dei massaggi e
A parte il fatto che nella staycation ho dovuto fare dei meeting, delle cose con delle big aziendali, ma lasciamo perdere. Ha detto, vado alla spa. E allora ho detto, e la tipa mi fa, no, ma la spa è chiusa, apre il 15, gli faccio ascolta. Poi ero in palestra e sono andato via alla spa, ho detto, ma siete aperti i massaggi? Sì, prego. Vabbè. Quindi ho fatto i massaggi orari scarto, quindi ho mangiato fuori perché non avevo casa mia. Però se no, tra Covid, tra che abbiamo la villa, tra che i miei amici sono anche qua vicini, alcuni, che andiamo al ristorante, in realtà adesso capita una volta ogni morte di papa, secondo me capita 2 volte al mese. Staycation, stai cation, stai cation, staycation, cioè quando fai una vacation, una vacanza, stando nella stessa città. Qua si usa Dubai. Vado in un altro, adesso non sono più in hotel. Vado in un hotel di Dubai. Ero in vacanza a Dubai. E questa, per esempio, è sboronaggine, ma ero lì, non ci posso fare niente. Cosa fare se il tuo stesso mercato dei competitors, quali metodi usare? Ci vuole un live per spiegarlo. Un po' difficile. Ah, hai ragione, sto uscendo pure io a sbevazzare. Ciao, ciao, ma i soldi non fanno la felicità. E che c'entra? Non è che tu fai una roba perché ti rende felice, fai una roba perché ti rende sicuro, ti rende libero. I soldi non faranno la felicità, ma se tu hai 50 milioni investiti al 5% garantito o pressoché garantito all'anno, non lavori, non devi più preoccuparti dei soldi. Vedi te come ti rende felice. Come superare paura su investimenti aziendali? Vabbè, alcune sono paure legittime, per esempio no, non le superi, dipende. Ah no, non investire in altre aziende, perdono, investire nella tua facendoli. È un tipo di pista. Sì, ma stai calmo. Vabbè, ti banno Matteo Puddu. Ciao. Sì, ma stai. Viene nel mio live a dire a me di stare calmo. Guarda che la gente ha proprio un cazzo da fare. Ma quando è bel protocollo Kennedy là dietro, sì. Non è un rischio fare un'azienda dove si espone una sola persona, il tuo business è indissolubilmente legato a te. Eh sì, confermo. L'immagine comunque è la mia. Ragazzi, il modello di business è così, come una però non sono, cioè, ho comunque un'azienda dietro, ci sono dei coach, ci sono dei responsabili, ci sono delle cose. Però in ultima analisi sono io, vero? Oneri e onori. Io mi serve un'altra bottiglia d'acqua. Adesso prendiamo e andiamo. Perché, ah no, aspettate che non vorrei mai voi vedeste delle cose assolutamente. Questo lo chiudiamo, scusate. Perché è già andata Nanna, la mia Michelle, la nostra maid. Cosa ne pensi di Gary Vaynerchuk? Cosa prendere? Ma lui dice che bisogna avere pazienza e mi piace la storia della pazienza. E comunque che l'impresa è una roba di lungo periodo, tutte quelle robe là, però lui ha molto social media, risponde a ogni commento. E anche il far fatica inutilmente, che è un concetto assolutamente pericoloso. Ed è pericoloso perché già voi farete tanta fatica. Se più la fate anche inutilmente. Ciao Big, ieri mi hanno piratato il corso, sono ufficialmente famoso. Grande! Welcome to the club! Quante ore hai dedicato in media alla tua istruzione? Cosa hai studiato prima? Un sacco di roba. Io studio di tutto, ragazzi. Ore, ore, ore al giorno. Ragionamento ad esempio, dice che la mia attività che ne sarebbe di quell'azienda. È un problema. Ciao B, quanti soldi avevi quando sei arrivato a Dubai? Abbastanza per vivere in un hotel, a farmi i cacchi miei altamente. Quando pensi che stai cambiando tempo e i risultati non arrivano, persevero, consigli? Dipende cosa stai facendo, però sì. La prima casa da fare, infrastruttura, picco, attività e renderla scalabile. Cosa da fare? Sì. Dipende anche quanto scalabile, perché magari, cioè il fatto è questo, è che tu puoi anche avere una cosa,
che non è molto scalabile, ma per esempio ha un alto margine. Per vivere bene, non, per vivere bene va bene. Mamma mia, Luca, bellissimo. Ah. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Altre domande, signori? Chiamate l'800-303-666, centralino, numero verde della Big Luca International Consulting, dove le nostre magnifiche signorine di Coco, non è vero, sono quasi tutti uomini, tranne una. Perciò, se l'algoritmo vi assegna, vi assegna. Non si beve a canna, questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Domande big per rendere più efficace la nostra consulenza e dei suggerimenti da darmi, nel senso, come ti anticipavo, io mi sto preparando delle domande, tieni conto che io parto da zero con il marketing, vuoi dare dei suggerimenti? No, fate delle domande, tanto calcola che quasi sicuramente non ce la farai a farmele tutte, perché le spiegazioni di solito sono ad ampio raggio, dipende, non c'è niente da, non ti agitare, non ti emozionare. Cosa rispondi a chi definisce Dubai gabbia dorata? Sono persone che vivono a Dubai o sono persone che magari non se lo possono permettere e esprimono tali giudizi? E la loro situazione economica non gli permette di vivere a Dubai, non è una scelta. Se qualcuno vive a Dubai e definisce così, diciamo che Dubai ti abbaglia sicuramente quando arrivi. Dipende anche... persone da fuori conta come una persona che non è mai stata a Dubai, quindi conta niente. Cioè, cosa conta il parere di, su un paese di uno che non c'è stato? Cioè, niente. Perché poi si creano miti. Cioè, chi non c'è stato ascolta altre persone, ma che non ci sono state. Cioè, in realtà non c'è stato nessuno. Ok? C'è chi Dubai non piace, ma per un motivo. Allora, Dubai è una città dove tu... cioè adesso non è, devi avere il grano, perché se no te la vivi male, a mio parere. A parte che te la vivi male dovunque, però è una città dove questa cosa è fortemente accentuata. Perché è bella, perché è tutto... cioè se tu ti vuoi vivere Dubai, è come dire sono a Monte Carlo con pochi soldi, cioè allora non vai a vivere a Monte Carlo. Tu puoi stare in provincia di Milano con pochi soldi. A Monte Carlo è un po' più difficile, perché vedi tutto questo, tutta questa bellezza intorno a te e non puoi esserne parte. E poi comunque se tu hai un lavoro a Dubai devi uscire di casa, essere nel traffico, hai a che fare cioè, col traffico, il caldo, e magari hai a che fare con dei lavori dove c'è una differenza culturale tra te e le persone con le quali lavori e non hai tempo, diciamo, libero e pochi soldi, magari sei nella villa a Dubai ma sei in gabbia, quindi la definizione può essere calzante. Quali sono i presupposti che rendono una membership profittevole? Longevità e il fatto che spendi meno soldi di quanto ti crea la membership per metterli dentro. E quindi è quasi impossibile con una membership low ticket sul front-end. Spiegate in babbuini. All'incirca quanto serve al mese per stare a Dubai? Single, se vuoi vivere bene, 10k al mese. Registri con l'iPhone o telecamera perché l'audio è ottimo. L'iPhone questo. Questo è l'iPhone. Quali figure professionali sono indispensabili a partire da zero in attività di consulenza? Quali figure professionali sono indispensabili per partire da zero in attività di consulenza? E la tua. Non hai bisogno di altre persone. Cosa fai quando sei obbligato a stare con le scimmie? Non sono mai obbligato a stare con le scimmie. Esiste un metodo di guadagno migliore di altri per iniziare in termini di skills che ti lascia per il futuro? No. Se mettiamo l'infomarketing, allora ok, l'infomarketing può, cioè di vendere informazioni, questo va bene. Ti capita mai che facendo immersione di info per molte ore dopo hai l'impressione di non ricordare più niente? Sì, ma perché non te lo devi ricordare, non te lo devi ricordare consciamente, deve diventare parte di te. Una volta a Dubai uno senza conoscenti che lavora da casa riesce a farsi un circolo di amici e conoscenze, anche se chiaramente non è una sua priorità, c'è una vita sociale interessante. Allora, Joseph, qui è un po' diverso. Allora, diciamo che Dubai è una città
viene identificata un po' in modo prêt-à-porter, ok? Cioè relazioni un po' così, c'è cioè chi è qua, poi sparisce, poi se ne va a Hong Kong, poi chi li arresta, chi li ingabbiano, chi se ne va. No, scherzo adesso, tra serio e faceto. Quindi sì, ti riesci a fare comunque delle amicizie. Secondo me è molto più difficile per le relazioni. Però questo è quello che mi dicono e quello che posso notare, perché Dio mio. Però ti riesci a fare, sì. Cerca di amicizia, puoi fare. Soprattutto la fai con i tuoi pari. Quindi come sempre, se tu lavori da casa e non vai in un ufficio così e poi diciamo lavorare, anche se l'abbiamo detto in questo live, con dei tempi a te più congeniali, fai amicizia con chi farà cose simili. Quando si parla di servizi software, cioè le persone sono costrette a continuare a usarlo e quindi pagare, il software è diverso. Il software va bene, fare la trial e poi la membership. Quanto è importante lavorare sul brand identity e posizionamento? Assolutamente non importante all'inizio, è una cosa su cui lavori mentre vai avanti. Ragazzi, per molte aziende piccole sono troiate, non c'è nessun brand identity, nessun posizionamento, nessun roba del genere. Cioè, se un viaggio solitario, non abbiate paura, sì. Cioè, dire che la cosa più importante è il posizionamento è semplicemente fattualmente falso. Semplicemente è così. Voi quanti litri d'acqua bevete al giorno, ragazzi? Io mi scolo 3-4 bottiglie. 3-4 bottiglie da 1,5 litro. A volte anche di più. Sì, 3-4 bottiglie. 3-4 e mezzo, 6, sì, 3-4 e mezzo, 6 litri. Sapete che bere fa molto bene? Bere acqua. Ve lo volevo dire perché magari. Alternativa Dubai, cosa ne pensi di Singapore? Che ottima tassazione, qualità della vita. Non sono mai stato a Singapore. Secondo te la nicchia dell'insegnamento in inglese satura. Ma tu la vedi satura in che senso? Consigli speaking quando riparti. Allora, per Singapore ho dei feedback ottimi. Adesso c'è il lockdown, o comunque non ci sono aerei dai per Singapore. È molto sicura, molto bella, di alto profilo, costosa. A livello di tassazione è abbastanza vantaggiosa rispetto all'Italia, non vantaggiosa rispetto a Dubai. Comunque tasse a Singapore ci sono. English speaking, quando ripartiamo, vediamo. Quante ore lavoro in media dedichi allo studio e quante al lavoro? È molto. Non c'è un confine perché il mio lavoro è studiare. Il mio lavoro è studiare per farmi venire idee per mandare avanti l'azienda e anche perché, voglio dire, il mio lavoro è fare consulenza e tramite corsi e tramite l'infrastruttura facciamo, diciamo, consulenza a piccoli imprenditori liberi professionisti, quindi ad altri business, quindi devo essere molto aggiornato, io e noi del team. Differenze sociali a Dubai, c'è tutta una serie di classi sociali, ci sono i worker, si è molto sentita la ripartizione tra lavori, diciamo, di basso profilo, non pagati e altamente pagati. Hai un CRM da consigliare per gestire collaboratori e clienti? Noi usiamo Salesforce. Usiamo Salesforce. Cosa pensi del self-publishing? Su altri mercati, escludendo quello concorrenziale. No, ma puoi andare su vari mercati, ma non è che saturate. Basta cercare nuove keywords. Certo che se avete tutte le stesse keywords è un problema, perché notoriamente in una pagina ci sono solo un tot di libri. Però altre domande, ragazzi?
Michelle mi avrà messo la bevanda sul comodino perché donna le ha dato ordine di mettermi una bevanda specifica sul comodino. Io la bevo, dormo tranquillo. Hotel Armani, come lo trovo? È tutto chiuso. Adesso stanno, no, sta riaprendo l'asci, ma avevano luci spente, un mortorio era diventato l'Armani. Piacerebbe molto visitare Dubai. Ci sono persone, sono state che ci lavorano, che dicono sia finta perché. Forse perché tutto è perfetto e non trovi monumenti di valore storico, anche se comunque ci sono opere architettoniche moderne molto belle. Sì, è una minchiata adesso, con tutto il rispetto. Anche questa roba di valore storico, cosa vuol dire di valore storico? Cioè, ci sono paesi che sono più nuovi di altri. Dubai è nuova, non è che è finta, è nuova. Las Vegas è finta. Cioè, non è che se non vai e non trovi un monumento, allora una città è finta. Sono discorsi che sono assurdi. Mi pare. Ma cosa sono sti chetoni? Che cazzo sono? Ma figuratevi se io mi spiego niente. È una bevanda per riposare il cervello, qualcosa del genere. Non lo so, è una bevanda gialla, ragazzi. Ma non sono quelle robe che hai detto tu. Perciò, finta, no, non la trovo finta, la trovo nuova. È una città appariscente, chiaro che sei un abituato a stare ragazzi a Capezzano sul Naviglio o a Mercallo Mesero, cioè, però con tutto l'affetto, cioè, parliamo di cose diverse. Se poi ti piacciono, diciamo, le città storiche, nel senso di. Uno potrebbe dire città vecchie a questo punto, come vedi è poi tutto relativo, cioè a me ci sono certe città che io ti dico sono vecchie, c'è chi vede nel vecchio il romanticismo, no? C'è chi va in giro per Milano e dice mamma mia che città stupenda, io dico, cioè, a parte magari alcune cose, per l'amor del cielo, dico di che cazzo stiamo interloquendo, perciò poi è anche abbastanza soggettivo, però a me non sa di finto Dubai, sa di finto Las Vegas. Non mi piace, ma non perché è finta, ma perché ci sono gli alcolizzati in giro. Si diventa tuo amico di uscita dando per scontato che si porti i risultati del proprio business? Come si diventa tuo amico di uscita dando per scontato si porti i risultati nel proprio business? Non ho mica capito. Cioè, vuoi diventare mio amico per uscire con me? È impossibile, si può fare. Niente dice che ci sono i cammelli per strada, quindi ragazzi non ascolta. Sì, esatto, cioè, ragazzi, adesso cioè, non mi voglio dire delle cose che possono sembrare brutte, magari, però alcuni vengono a Dubai, non hanno soldi, vanno negli hotel di merda fuori città. Dubai non è una città ingegnerizzata perché tu possa godere appieno della città se sei fuori città, cioè non devi essere in mezzo al lusso. E se no, non è Dubai, semplicemente come essere a Seveso, cioè, ok, non voglio insultare nessuno, però è semplicemente così. Cioè, ragazzi, io faccio vedere Dubai, svenite, c'è un lusso tale che è intollerabile per le persone. Ma non è opinabile, cioè, se vi porto al Dubai Mall, voi rimanete così. Poi, dopodiché, magari tu dici, mi piace la giungla, ma questo è un altro discorso, io sono discorsi di gusti. Secondo la tua esperienza è vera in teoria delle 10.000 ore per diventare esperto in una cosa? Abbastanza. Abbastanza. Altre domande? Se voi non avete altro da chiedere, io mi devo buttare su questi due quadrati che mi rimangono, poi devo allineare tutti gli spigoli, cambiare le robe e fare il cubo 8 per 8. È la mia passione per i cubi. Per esempio il cubo di Rubik è una roba seria. Voi dovete assolutamente iniziare a fare i cubi perché vi insegnano a pensare in un altro modo. Io da quando faccio i cubi mi sento più intelligente. Pensate che anch'io sono potuto diventare più intelligente. Cioè, non è male. Dubai si intende downtown riguardo a ricchezza e lusso? Sì, downtown, Marina, cioè. La Mer, questi posti qua. Downtown è quello per adesso più, c'è cioè il Burj Khalifa, cioè io ripeto, cioè, chiamerei certa gente, le porterei sotto il Burj Khalifa e guarderò. E è una roba molto
pregna quando vai lì, figo, è bagliante, cioè, poi aspetto che a qualcuno non piace. Cosa ti manca dell'Italia abitando lì? Ragazzi, guardate, vi posso assicurare assolutamente niente se escludiamo la disponibilità di alcuni cibi, ma non è neanche vero, tipo, non so, alcuni affettati, ma che in realtà poi si trovano tranquillamente. Oltre a questo, niente. Questa è anche un'altra cosa che è incredibile, tipo per alcune persone, cioè che non ti manca il tuo paese d'origine. Io non ho un attaccamento morboso verso l'Italia, perciò non mi manca. A volte, diciamo, a Dubai riesce a mancarti il freddo. Questo ci manca. In realtà, chi vive a Dubai gli manca un po' di freddo. Tipo, io mi ricordo che quando da Dubai ero andato a Chicago col bel freddo, oh, che bello, perché qui non c'è. Però. Non chi magari vive, per carità, cioè in dei posti magari di mare o queste cose qua, magari gli manca il mare o il cibo, però a Dubai si mangia benissimo, a Dubai tutti mettono sulla panzetta, tutti, inevitabile. Manda forse banale, ma con zero tasse la nazione come si arricchisce? Tu lo sai, vero, che le nazioni non si arricchiscono con le tasse? Sei conscio, vero, di questa cosa? Esatto, è la prova che no, le tasse ci sono su altre cose. Le tasse ci sono su altre cose. Il commercio funziona su altre industrie. No, la bresaola non la mangio, è un trauma infantile, grazie. Minchia, cosa ne pensi del trauma? Lo fiscale qui in Dubai è il meglio ad oggi, sì. Sì, sul petrolio, le aziende petrolifere pagano le tasse, gli alcolici, gli hotel, le tasse di soggiorno, così, ma poi la tua azienda è esenta tasse. Il reddito personale non è tassato, il capital gain non è tassato, i dividendi non sono tassati, l'eredità non è tassata. Servizio sanitario a Dubai è tipo quello statunitense, il servizio sanitario di Dubai è una bomba, cioè gli ospedali di Dubai sono un portento. Veramente una cosa portentosa. Cioè, sembra degli hotel a 5 stelle, hotel roba di Dubai. Al quale tu hai accesso pagando un mensile di qualche centinaio di euro, voglio dire. Quindi senza farsi togliere, no, mi fanno un po' ridere, dicono, perché in Italia la sanità è gratis, cioè sì, sarà anche gratis, ma cioè, ti tolgono anche 50%, solo che guadagni 100.000 euro all'anno, se ne sono tenuti 50.000, cioè io non penso esista un'assicurazione privata di 50.000, internazionale si parla da 50.000 all'anno, e se è include che puoi andare in ospedale col jet privato. Io ne ho una completissima internazionale e costa 7.000 dollari all'anno, peraltro sto pure facendo un downgrade, escludo l'America perché tanto non ci vado più spesso. Ciao Mutti. E se ci vado la faccio apposta, ma è inutile mettere dentro l'America di default se sto qua a Dubai. Quindi adesso non so quanto costi. Penso costerà tipo la metà. Seconda domanda, forse banale, come mai quei bastardi del governo italiano vuole il mio 70% del fatturato? Perché è un paese così, quindi prendi e vai via dall'Italia. Perché le tasse. Sì, cioè le tasse sono un problema, ragazzi. Cioè. Livello di gestazione, consigli monofocus su un singolo business, assolutamente, monofocus. Va bene, ragazzi, devo andare. Vivere in un quartiere più brutto a Dubai per avere le agevolazioni fiscali. Con un business che va discretamente bene, fare più soldi, poi ti trasferisci dopo. Tu dici andare in una zona che non costa tanto di Dubai? Certo. Il problema è quando arrivi a Dubai, perché quando tu arrivi a Dubai vuoi viverti anche lo stile di vita di Dubai. A me, per esempio, non me ne frega niente. Guarda che io vivo in una zona che è desertica. Cioè, noi siamo una community bellissima, ma fuori c'è il deserto, più o meno. Cioè, siamo in una zona isolata. Io sono in periferia, per esempio. Però sono in una community, quindi fighissima, verdissima, con le fontane, ma sono a mezz'ora da downtown, ma non mi farò un cazzo. A me piace la villa qua, isolata. Però magari quando ti trasferisci vuoi qualcos'altro. A me della zona di grido non frega niente. No. C'è possibilità secondo te di pagare meno tasse in Italia legalmente? No. Tu
molto semplice. No, ci sono cioè, perché ci sono imprenditori che non sanno alcune cose e quindi pagano anche quelle non dovute. Ma ragazzi, sul profitto aziendale tu hai le tasse sul profitto, e se ti vuoi staccare il dividendo hai le tasse sul dividendo. Cioè, non è che ce ne siano molte di scappatoie. In alcuni casi si possono configurare royalties, ma comunque sono tassate. E questo è un enorme problema in termini di capitalizzazione dell'azienda, perché ragazzi, se tu vuoi avere dei soldi nelle casse aziendali, quei soldi lì ti vengono tassati, punto. E se tu vuoi avere dei soldi a tuo nome, ti vengono tassati una seconda volta, cioè non c'è una scappatoia. Ragazzi, tutte le persone che vi dicono che se sai lavorare in Italia paghi poche tasse, sono delle assolute puttanate, smentibili in due secondi. Accetto confronti live con qualunque persona a cui però posso dire tutto. Sono assolutamente delle assolute puttanate false. Se poi... Luigi, non è che sono una fuffa, cioè magari ti possono dare dei consigli dove tu non sapevi che puoi mettere una macchina in capo all'azienda quando la usi per motivi di business, e il corso ti dice di farlo. Adesso non so a che corso tu ti stia riferendo, ti prego di non fare nomi. Va bene, ma non c'è il trucco. C'è chi ti dice, no, ma fai l'holding in Italia e i soldi sono dentro l'holding e tu li guardi. Cioè, capite il problema a un certo punto, no? Ma se li reinvesti, certo, non paghi tasse, va bene. Se l'azienda investe tutti quei soldi, allora è un altro discorso. Io parlo di capitalizzare l'azienda e poi prendersi anche dei soldi dall'azienda. In ultima analisi, ragazzi, cioè non è che se la vostra azienda è ben capitalizzata voi siete ricchi, l'azienda magari è capitalizzata bene, siete ricchi. In Italia, a Dubai, cioè non farebbe, diciamo, differenze, ma è semplicemente così, eh? Voi potete vendere i corsi, fare l'affiliate marketing, fare il dropshipping, se siete in Italia vi tolgono anche l'anima, non c'è nessun modo per evitare questa cosa. Il modo per evitare è abbattere artificialmente il profitto e svuotare il conto aziendale prima che si chiuda l'anno, e per chiudere l'azienda a zero e poi ricominciare l'anno dopo. Un commercialista mi dice ben come fare, lo pago apposta. No, non ti dice come fare. Cioè, o ti fa fare delle cose che sono illegali, oppure devi pagare le tasse. Non ci sono le scappatoie, ci sono, nel senso che li evadi. E va bene, cioè non me ne frega niente, però bisogna anche essere sinceri. Cioè, fatturi fuori, hai la panamense, no, ma il marchio lo vendiamo a Dubai, facciamo lo svuotamento dalla Dubaina all'Italia, cioè, le so a memoria certe cose, no? Ma sono escamotage. Non sto dicendo di non farli, cioè, non è una cosa morale, però sto dicendo che a livello di legge in Italia le tasse ci sono, se le non le paghi c'è un problemino. Che bel paccone che c'è lì dietro, sì. Perciò non c'è nessun tipo di... cioè, se tu in Italia vuoi avere il conto, se tu sei a zero e vuoi avere nel conto in banca 300.000 euro e averli, vuol dire che ne hai prodotti molti di più, perché questi sono i risultati della tassazione, quantomeno. E non si sta parlando di soldi personali. Sai quanti lasciano i soldi dentro la società e per non averli personalmente intestano tutta la società e ti dicono che sono ricchi? Ma non lo sei. Cioè, capisci? Cioè, io ho una... Quando, è diverso, avere i soldi usabili a tuo nome o sotto una... Cioè, dipende, però, usabili, svincolati o ingessati. Oltre alle tasse c'è anche l'INPS. Sì, cioè, ripeto, non è evitabile questa cosa qua. Perciò è molto difficile capitalizzare quindi l'azienda, perché te la tassa, non è impossibile, però ci metti di più. Ed è molto molto difficile poi avere un dividendo, quindi di solito ci si paga dei compensi, cioè però va bene, cioè tu ti paghi, io ho studenti che hanno società in Italia, si pagano 5.000 euro al mese, allora poi c'è il compenso, sì, ma è poca roba, cioè andare da zero a 1.000.000 di euro sul conto personale in Italia è molto più difficile anche per via delle tasse, cioè non è smentibile questa cosa, ripeto, accetto qualunque tipo di confronto con chiunque, però vado a pieno regime, cioè non me ne frega niente, vi demolisco live. Il resto sono tutti cavilli,
cosine, se lo metti con questo nome o con questo è, la percentuale scende del 2%, ma se il compenso è pagato perché sei sì, ed è un alleggerimento dell'ingessamento italiano. Non è che si scordano la carta aziendale e non possono neanche andare a cena fuori. Esatto. Perché l'azienda non siete voi. E in ultima analisi, ragazzi, quella di avere tutti i soldi in un'azienda, perché voi non capite la differenza, è veramente sbagliato, perché l'azienda può capitargli qualcosa, può essere attaccati, i debiti, il Covid, cioè dopo un po' dovete avere anche dei vostri soldi a vostro nome, no? Cioè, perché se tu hai 1 milione di euro nella tua società italiana, non sei milionario, molti hanno questo problema qua. Cioè, l'azienda è capitalizzata per 1 milione, ma tu non hai l'uso di quel milione. Cioè, è importante. O ce l'hai facendo dei giochini. Al raggiungimento di quale cifra di fatturato anno consigli di iniziare a pensare a trasferirsi a Dubai o comunque un posto esentasse? Non fatturato, ma profitto, eh? Perché col fatturato puoi essere 10 milioni, ma poi hai 10 milioni di spese, quindi con cosa lo paghi lo stile di vita? Quando sei intorno ai 10k al mese, 15, 10, 15, 20k in euro netti al mese, poi puoi fare. Va bene, signori, vi saluto, vi assolvo, arrivederci. Ciao.